aggiornate su gamescore.it. Io sono Axias00 e quest'oggi ci vedremo i primi minuti di gioco di Splasher, gioco che ho adorato tantissimo già dall'early demo. Personalmente già giocato un annetto e mezzo fa circa, l'avevo già provato ed è fantastico. Ve lo dico già da subito, guarda, prima di iniziare il video ve lo dico già da ora, è fantastico. So, ho già visto un po' i video così in giro e so che hanno migliorato tantissimo la grafica dall'allora early demo, quindi non vedo l'ora di provarlo insieme a voi. È sviluppato dallo Splash Team, edito dai The Sidekicks e i Plugin Digital. Per ora è attualmente su Steam, uscirà poi più avanti su console PS4, Xbox One e anche Nintendo Switch. Lo potete trovare al momento, ripeto, su Steam al prezzo di 14,99€. Quindi, allora, iniziamo subito. Come vedete, viene raccomandato il gamepad. Io al momento sto giocando col gamepad dell'Xbox One. Quindi, premiamo Start e iniziamo subito questo Splasher. C'è la trama che io non avevo mai visto. E, ok, perfetto. Sembra una fabbrica di schifezze. Principalmente sembra una fabbrica di schifezze. Diciamo come concetto per alcune cose forse ricorda anche un po' Splatoon alla fine, perché bisogna tirare la tinta a queste cose qui. Quindi ora poi lo vedremo insieme. C'è uno che pulisce il pavimento. Bene. Il ragazzotto pulisce e vede qualcosa che forse non deve vedere. Oddio che schifo però, eh. Oh mamma mia, poveraccio. Oh no, l'hanno sgamato. E via di lì, grandissimo lui. Mitico. Ok, perfetto, la fuga. Grandissimi. Non so neanche se il livello iniziale sarà quello iniziale dell'early demo. Io dubito fortemente. Però, comunque, noi siamo lui. Perfetto. La grafica è migliorata incredibilmente. Cioè, è una figata assurda. Ok. Con assi salta, come potete vedere. Si salta così, perfetto. Poi andiamo qui sopra. È un platform alla fine a tutti gli effetti. Niente di più, niente di meno. Dovremmo prendere... Non quello! Non quello! Decisamente non quello. Perfetto. Ma se io provo a tornare indietro, tipo passando qui da lui... Ok, me lo ricordavo che c'era una cosa del genere, che dovevamo liberare i tizi in giro per la mappa. Quindi ottimo così, ottimo averlo fatto così. Almeno vediamo un po' di prendere tutti quelli che ci sono all'inizio del livello, se non altro. No! Non volevo ritornarci lì un'altra volta. Lui ora dovrebbe, in teoria, esatto, esplodere e darci il fluido. Fluido che ci servirà poi più avanti. Al momento non abbiamo ancora l'arma, quindi al momento non ci serve. Ma vedremo. Aspetta un attimo. Vai ora. Grandi. Aspettiamo l'acqua e poi saltiamo lunghi. Checkpoint. Preso. C'è uno da liberare lì. Oh, allora, fatemi capire bene come si potrebbe fare per liberarlo. Tipo così. E lui se ne va. Grandi in questa maniera. Poi lunghi. Mamma mia, quasi troppo lunghi. C'è andato col razzo. Non so se avete visto, ma che figata. E poi cerchiamo di risalire. Grandissimi. Io ve lo ripeto, l'ho adorato, io mi sa che molto probabilmente vi porterò, magari perché no, una serie, un gameplay su questo gioco. Fatemelo sapere nei commenti nel caso, perché gradirei tantissimo farvi vedere questo gioco magari più nel dettaglio, perché secondo me merita tanto, io lo ripeto. Sarò ripetitivo appunto, ma merita, merita e merita. Checkpoint preso. Sempre più avanti. Ovviamente ci sono, poi più avanti ci saranno altri tipi di spruzzo, chiamiamolo così, come questi di sotto al momento. Come vedete si può anche rimbalzare con questi. E adesso, occhio Ale. Perfetto, meno male che non ho saltato, perché altrimenti c'erano i rotelloni alla Super Meat Boy che erano pronti lì per togliermi di mezzo. E ce l'ho fatta. Ah, c'è un altro là, aspettate un po'. E qui bisogna trovare il modo. Ma che geni, grandi così. Preso anche questo. Oh, qui lunghi. Poi a destra. Che cattiveria. Mamma mia, che cattiveria. Aspetta, via così. E poi salto a destra. Benissimo. Altre piattaforme, altri luoghi dove saltare e dove rischiare di venire tranquillamente disintegrati. Non so se riusciremo magari a prendere effettivamente tutti gli omini, ma a me piacerebbe liberare tutti loro. Oh, lunghi, grandi. No, ho sbagliato. È perché ha un po' di inerzia il nostro omino, il nostro personaggio principale. Quindi è un po' un problema. Certo che la storia l'hanno fatta veramente, veramente tosta.
senso cruda, perché nell'Irlidemo appunto non c'era niente di tutto ciò, quindi vedere gente spiattellata, cioè su cui vengono fatti gli esperimenti eccetera, ricorda un po' Castle Wolfenstein con i nazisti, però vabbè, a parte questo, questo è decisamente molto più colorato, molto più divertente. Oh, proviamoci tipo ora, vai, no Ale, grandissimi, liberato anche lui, perfetto. Ok, siamo alla splash, credo venga fuori la scritta splasher o qualcosa del genere lassù in cima. Quello lo stanno proprio portando via. L'hanno portato via male, per l'esattezza. Che cattiveria, anche ste cattiverie qui no però, ah, ci sono simil boss fight eccetera. Quindi non vi preoccupate, cioè, c'è anche quella roba lì. Zona di quarantena, come funziona? Ti aspettate un po', vediamo di far andare lui di sotto. Ok, quindi spawnano i nemici, è una zona di spawning dei nemici e poi si liberano gli altri. Perfetto, figata, grandissimi. Sì, dammi pure roba perché mi va bene, siamo a 2,98 su 700, prevedo tragedia. Non credo che riusciremo obiettivamente a prendere tutti i fluidi e altro. Ripeto che andando più avanti poi sbloccheremo anche altro. Dove vai? Dove stai andando esattamente? Guarda che cattiveria poi, che... Ecco, la vedo male. Sto venendo male il nostro piccolo... Mamma mia, il nostro piccolo personaggio. Lo stavo venendo veramente male. Qui come... Come faccio a fare andare il fluido fino là esattamente? Ed eccoci qui, attenzione. Just add water. Tra l'altro achievement di Steam sbloccato. E premi X. E finalmente possiamo fare ciò. E non vedo l'ora di continuare a farlo tranquillamente, perché è una cosa che adoravo. C'è un qualcuno qui da liberare, perfetto. Ehm, qui esattamente, aspettate un po', cosa di... No! Stai lì sopra, maledetto! Allora, fatemi capire un po' come funziona. Ma quello lo posso colpire? Yes. Poi andiamo così, tanto ci arriviamo! Ale, con calma! Guardate che bellezza. Ma che bellezza di gioco è questo? Cioè, io non per dire, ma boh, a me sembra una figata. Procediamo e prendiamo anche questa parte. Ripeto, fatemi sapere cosa ne pensate. Fateci sapere a noi di GameScore cosa ne pensate nei commenti o direttamente ai commenti del mio video. Dipende un po' da dove lo guardate, se sul mio canale o su GameScore.it. Io proverò un po' a saltare qui sopra. Ma ripeto che mi piacerebbe davvero sapere la vostra, e più che altro sapere se volete che ci porti una serie o meno. Ok, qui devo salire su, poi lunghi. Ah, là c'è roba, non so se l'avete visto verso destra. Vediamo un po' se riusciamo ad arrivarci magari da qui. Sì, anche sì. C'è la faccia del tizio di prima, qui a destra, grande lui. Ok, prendiamo tutto il rimanente. Siamo a 670. Manca più poco, manca più poco. Questa roba come... Oh, ok, quanto ce ne vuole? Ah, ce ne vogliono 700, io non ne ho 700. Peccato, vero peccato, me ne mancano più pochi. Ah, con questi, ok, è vero, si potevano prendere le schifezze, la roba da qui, il combustibile, chiamiamolo così. Me ne mancano due. Questa è cattiveria. Questa si chiama cattiveria. Me ne mancano solo due. Ah, maledizione. Niente, quello rimarrà lì da solo. Mi dispiace tanto perché avevamo fatto quasi il perfect alla prima. Avevamo preso praticamente tutto. Vabbè, è andata così, è andata in questo modo. Questo splasher si dimostra piuttosto difficile nel raccogliere tutte le cose nei livelli. Praticamente questa dovrebbe essere una sorta di mappa, quindi. Che c'è? Standard, time attack. Ok, quindi c'è anche la modalità time attack, perfetto. E qui invece dove andiamo noi esattamente? Prima di salutarci volevo vedere un po'... Ah, questa zona, la speedrun egoista e la speedrun standard. Ok, e poi lì si sblocca con 154 dei nostri tizi. Mentre più avanti cosa c'è? Benvenuto alla Incorp. Si prega di prendere un biglietto e di aspettare con pazienza il proprio turno. Ok. Qui c'è il prossimo livello. A tutti gli effetti, suppongo che sia il prossimo livello. Lì c'è roba che... è bloccata, ma qui ci si può andare? Sì, ma è bloccato il livello praticamente. Mentre qui sotto c'è altra roba da sbloccare, però con 16 dei chiamiamoli dipendenti, dai, della Incorp. Sapete cosa? Potremmo vederci un attimo la modalità
del time non la time attack, ma quella, la speedrun egoista. Che significa speedrun egoista esattamente? Livello 1, Welcome to Incorp. Quindi devo andare a palla, immagino. Pronti, speedrun egoista. Ok, benissimo. Già fatto schifo, grandi. Sono già dovuto tornare indietro, perfetto. Andiamo più lunghi possibile. Mamma mia, che cattiveria. Sapete che prima forse mi sono dimenticato di prendere quella bomba? Perché altrimenti avevamo tutti... cioè, la schifezza che esce fuori da quella bomba. Perché altrimenti forse... No! Maledizione, avevamo tutto quanto. Comunque, checkpoint. Non ho visto se il tempo viene riazzerato. No, direi... Cioè, se riparte da quando siamo morti o da quando siamo arrivati al checkpoint il tempo. E non ci riesco, ora ci faccio caso. 35, ok, no, continua. Stiamo facendo schifo quindi come tempo. Bene a sapersi così. Carino anche il fatto che abbiano implementato la modalità questa, diciamo, speedrun egoista. Però è veramente molto simpatico come cosa. Ok, qui prendiamo un po' tutto. Checkpoint e proseguiamo lunghi. Vediamo un po' di arrivare alti. Qui passiamo tranquillamente di sopra. Non ci interessa passare bassi. Ci interessava lì passare basso però. Qui lunghi, perfetto. Stavolta ce l'abbiamo fatta, grandi. Ogni tanto succede qualcosa di buono. Ogni tanto faccio qualcosa di buono anche per sbaglio. Per sbaglio. Noi proseguiamo la scalata. Oh, qui come diamine avevo fatto prima. No, così. Grandissimi, perfetto. C'è da ricordarsi un attimo come avevo fatto, perché non è esattamente semplicissimo procedere di livello così a palla, cioè così velocemente. È tutto meno che facile. Qui si può andare veramente senza fermarci. Fatta bene sta cosa, fatta decisamente bene, perché si rimbalza correttamente. Sembra quasi studiato apposta. Io ora lì avevo rallentato, ho rischiato tantissimo. Bene. Poi lunghi così, ottimo. Anche perché non ci sono neanche gli omini, non so se ci avete fatto caso, da prendere. Ovviamente è una speedrun, quindi è giusto così. Dovremmo essere quasi arrivati alla fine in teoria. Intanto ci riapre la stanzetta qua giù sotto, bellissimo lui. È un fenomeno quello, veramente. Ok, è il mondo che si apre sotto di noi. Benissimo. Qui riprendiamo anche questo, anche nella speedrun. Ottimo. Ormai ci rifacciamo tutto il livello, dai. Vediamo un po' cosa viene fuori esattamente. Bene così, risaliamo. Ah, forse questi non li ho presi io prima. È molto probabile, almeno non tutti. Peccato, peccato. Mi ribolle ancora. No! Ci sto rimuginando sopra quella cosa, perché sarebbe stato veramente divertente prendere tutto alla prima. Ok, stavolta ce l'ho fatta. Benissimo. Con la gamepad vi assicuro che si gioca veramente, veramente bene. È fluido il gioco. Cosa ha detto? Me lo son perso, maledizione. Però prende veramente bene. Ok, continuiamo. Cosa succede esattamente? Livello 2, Potato Sink, lo possiamo fare perché l'abbiamo già sbloccato. Ok, no, fermi. Perfetto, arresta corsa. Dicono cose a caso, benissimo. Vuoi davvero interrompere la corsa? I tuoi progressi di gioco verranno persi. Sì, voglio interrompere la corsa perché questa parte non l'avevamo ancora sbloccata. Quindi niente. Abbiamo il miglior punteggio personale, la classifica. Ok, completa il gioco nel più breve tempo possibile. Non ci sono splasher da salvare né gocce d'oro. Conta solo la velocità. Wow, fantastico. Ok, direi che con questa parte di gioco ci possiamo salutare qui. Io vi ricordo, se vi va, di dare un'occhiata ai link degli sviluppatori, alla pagina del negozio di Steam del gioco. Trovate tutto in descrizione del video. Se vi va di ovviamente spulciare il sito di gamescore.it, sito di videogiochi. Se vi va di visitare il mio canale, canale di Axios00, trovate anche tutti i miei link in descrizione del video. E direi che ci possiamo salutare qui. Un saluto da gamescore.it e da Axios00. Alla prossima!